Ciao a tutti, cacciotti, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft, Minecraft Tita. Allora, uno di voi, chi sei? Uno di noi, uno di voi. Che film è? Non me lo ricordo. Sul serio però. Mi ha mandato uno scherzo, è lo stesso del giardinetto Zen. Prossima volta dico il nome se mi ricordo. Così, shout out. Mi ha linkato uno screen di un design suo molto carino per quanto riguarda la cosa. Cercherò di personalizzarlo per quanto mi riguarda, ecco. Prendo la sua idea e la faccio mia. Nel senso la personalizzo. Quindi intanto abbiamo tutto sto legno che è più che superfluo. Non mi era mai piaciuto questo tipo di design per la roba. O almeno in questa situazione non mi piaceva, magari in un altro posto sarebbe stato più figo. Però di sicuro così non è l'ideale, perché è troppo compatto ed è troppo grande per stare in questa situazione, ecco. Quindi leviamoci tutte queste cose. No, cioè volevo farlo, però non così. Fappone. Ok, molto. No, c'è un'altra linea. Fa più. Altre due linee. Fa più. Perché così tante cose di legno? A che scopo? Fappone che sono altro. No, non devo iniziare a cantare. Allora. Molto bene. Stavo pensando, no, che bene o male dovrei raccontarvi, dovrei dirvi qualcosa, no? Mentre parlo, parlare di qualcosa. Invece, io sono sempre. Devo registrare, sì, ma devo parlare di qualcosa, sennò che faccio? No. No, perché sono, come si dice, un live gamer. Un live gamer. Io gioco in live. Quindi più che altro quello di cui devo parlare è il gioco in sé, o sbaglio? Piccolo ragionamento sempre surreale. Sono i commentatori che con uno sfondo di gameplay devono parlare di un certo argomento che può anche riguardare il gioco, ma fa più. Allora, questo è una cosa molto fapposa. Il caro amico ci suggeriva un design abbastanza fapposo. Allora, noi intanto ci facciamo. Vabbè, tanto vale farne 4. Tutte ste cose. Allora, così arriviamo comunque a 30. Basta verificare. 30. Ora, io potrei togliere queste 3. Metterne una così e ne avrei comunque 30. O sbaglio? No, 26. Così 30, perfetto. Poi prendiamo questi. Ok, ora prendiamo invece. Sì, 24, 24 ho detto. Dovrebbero bastare. Prendiamo e facciamo. Così. Non è proprio così l'idea che mi ha postato l'amico, il caciotto. Però prendere la sua idea così spudoratamente, no. No. Quindi, bene o male, la devo sempre personalizzare. Ecco. Qui. Ok, quindi eventuali torce dovrebbero scendere tipo dall'alto. Oppure. Qualche torcia bisogna mettere. Cioè, se metto una torcia lì, mi torna a 26, 23 perfino. Quindi qui non ci può stare per forza. Magari dei blocchi fissi qui. Magari anche
tipo di vai, vai, killalo. Sorry, ma sto guardando un live di League of Legends mentre registro. Guarda che fappone che sono, mamma mia, mi vergogno di me stesso proprio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia proprio. Quasi quasi una pentakill, mamma mia. Mamma mia. E così possiamo fare una cosa di questo tipo. Però rimane comunque 30. 28 perché? Per quale motivo? Perché se mi dici il motivo, allora per risolvere facciamo semplicemente così. Ci facciamo altri due libretti. E ne mettiamo uno qui. Perché penso che rendano quello lì non agibile, gli slab. Così è già meglio. E almeno di vero potrei spostare tipo di uno in qua e di uno in qua, 2. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 2 1 2 1. Qui 1 2 lì, no, dovrei spostare tutto, non ho voglia più che altro. Ok, direi che i blu hanno vinto proprio di brutto, proprio cioè senza ombra di dubbio i blu hanno vinto. Non chiedetemi di cosa sto parlando perché non so, non ne ho idea, sono un fapper, dormiamo. Allora, quello che facciamo ora invece è sempre dare fiato, in che senso, a una delle famosissime idee. Perché ho così poca glowstone? Ah, uno di voi mi ha suggerito una cosa che effettivamente potrebbe essere vera. Io ho quattro di questi, giusto? Se mi dà massimo 4. Eh sì, non funziona il bug. Che non è un bug, cioè non funziona questo fatto. Praticamente lui cosa mi aveva suggerito? Creati cose di glowstone e ti fai infinita glowstone. Perché ogni volta ti rifai la glowstone e la spacchi con il fortuna. No, non funge come avete potuto benissimamente vedere. Ciò che invece voglio prendere è un po' di redstone. No, devo fare 40, dovrei prenderne. O erro. Devo metterne 10 così. Poi prendiamo delle leve. Che non ho. Allora prendiamo degli stecchetti che non ho, ma che mi creerò. Sì, sai che ti dico? Facciamo un bel po' di stecchetti e mettiamoli qui. Ecco, così. Molto bene. Cobblestone andiamo a prendere subito. E il nostro amico ci suggeriva di metterli qui, in mezzo alla strada, perché mi ha fatto notare che giustamente la mia è una strada a tre corsie fino a un certo punto. E converrebbe metterle anche qui. E in questo modo abbiamo un'illuminazione più fapposa. Questo no, non è il suo posto, mi dà fastidio. Ah, ma è necessario. È necessario davvero? È necessario davvero. Guarda sto fappers. Ci provi gusto, vero, a dirmi che è necessario. Fapper. E invece dovrò anche pensare a quel famoso metodo per annullare gli spawn di slime. Perché, volenti o nolenti, mi annullano una buona parte di quella che è lo spawn di zombie.
Non una grandissima parte, perché comunque arrivo oltre i 200 tranquillamente. Però è comunque una buona parte. È bello il Nexus che esplode. No, ma sono proprio quelli che devono fappare lì. Mamma mia, manco i fappers. Gimme my money. Gimme my money, ex. Ok. Basta uova. Da! Ok. E prima o poi faremo una bella. Un bel martorio. Martorio. Martire. Martorio. 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 Allora, l'amico ci suggeriva una distanza di 3. Ma per metterli dovrò fare un casino. Cioè, dovrei metterglielo sotto. Utilizziamo. No. Meglio andare a prendere prima un po' di cobble. Ah, come on. Quindi scendiamo. Prendiamo un po' di cobble. Ah, ci facciamo tutte le leve del caso. Ah, ne avevo già un po' di leve. Fa più. Dirmelo prima, no, vero? Erano tipo 7. 20, 18, no, erano 9. Quindi io per mettere questo dovrei fare così. Così. Dovrei metterci qui la cosa, qui la leva e accenderla. E dovrei fare tipo 1, 2 e 3. Ciò che mi stai dicendo è ciò che mi stai dicendo? Beh, si può fare. Ok, e ora controlliamo come verrebbe. In che senso? In tutti i sensi. Quindi sarebbe 1, 2, 3. Oh, manco a farlo apposta verrebbe centrato. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui, 1, 2, 3. Qui, 1, 2, 3. Qui, manco a farlo apposta. Cioè viene quasi fatto. Come se fosse fatto apposta più o meno. No, però l'amico non ci suggeriva 3, ora che ci ripenso. Era più vicino. 1, 2, 1, 2. Ne veniva uno attaccato qui. Ma non penso sia l'ideale, ecco. Comunque a livelli di be light. Siamo comunque. Oh, ho visto un 8. Vabbè, ma ora lo risolviamo. Per l'appunto tramite questa fappata. Vediamo. BL, BL, BL. 10. Qui ci sono degli 8, cioè qui potrebbero spawnare dei mob. Forse è qui che arrivano tutti quei mob strani che. Oh, giusto, qui io volevo provare queste. O sbaglio? Come faccio ad attivarle? Senza sfappare troppo. Proviamo. Tipo 1, 2, vediamo. Sì, decisamente. Ok, qui ce ne mancano 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ma manco a farla apposta, lì. Cioè, sul serio. Allora, il resto lo faccio off camera, ci vediamo tra pochissimo. Ecco qui. Abbiamo finito questa strada. Sì, direi che aggiunge un bel po' al paesaggio. Non indugiate a inviarmi consigli per quanto riguarda il mondo, cioè, sono più che ben accetti. Guarda quanti ovetti. Altri ovetti? Ovetti? Guarda quanti ovetti. Questo rimbalza pure. Sapete che l'uovo sodo rimbalza, che è una bellezza. No, no. Dovete fare sodare. Sodare un uovo. E tipo, dopo un po' che lo lasciate in frigo, proprio rimbalza di brutto. E per un po' intendo un paio d'ore, nemmeno tantissimo.
Perché cioè, con la sodezza si rassoda. Non lo so, però me lo fece fare un mio amico. Mamma mia, epico. Questa torre, purtroppo, penso che bene o male bisognerà demolirla. Perché non facciamo in questo episodio? Qui c'è anche il T-flip flop, vero? Ah, qua. E qui è dove arrivava la luce. Ma sì, questo glielo lasciamo così, come ricordino, diciamo. Ora, prima di fare qualsiasi cosa, ci sono cose che vorrei tenermi? No. Forse un arco. Però basta dopo. Tutta questa carne, cioè, non mi serve a niente. E anche se casomai venisse fuori un utilizzo, a me non serve. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è di prendere un secchietto d'acqua. Di lava, però prima dobbiamo dormire. Quindici, addirittura. Guarda, sti fapponi fappano di brutto, eh. Per dare così tante uova, lascia stare, chissà quanto fapperanno al giorno. Per calcolare il FAP si fa proprio di metri al secondo. Da quanto? Ok, basta. Beh, intanto direi che possiamo usare queste cose. E posso anche dire che possiamo usare queste cose. No, ci ho ripensato. Le posiamo nello spazio apposito, che non è propriamente uno spazio apposito, ma fa più. Cioè, rispetto alla tua opinione, proprio di brutto, però fa più. E quella TNT che io mi feci fappare, queste non vanno qui, vanno nella cosa delle cose particolari. Questi meloni, I don't care. Proprio zero de nada. Quanti sono? Fai vedere. 3, 6, 7, 8. Bene, manca un altro 3 quarti di stack e posso farmi uno stack di meloni. Quanti ne ho di melone? Ma già uno stacchino. Ok, quindi io ero venuto per prendere. No, fa più. Il secchio di lava. Tanto però posiamo queste. Posiamo. Basta. Cos'altro vorrei posare? Posiamo questi qua per ora. E questi sono stone slabs. Dovrei andare a posarli di là. Ok. Quindi quello che voglio fare è per distruggere le ceste con della lava. E basta. In modo da distruggere tutta quella rotten flesh, che veramente non ci serve. Proprio sono luridami, lottumi, rudumi. Oh, guarda quanti ovi però. Guarda quanti! Bella la mia loot in due, bella la mia loot in due. Ok, sì, recchiamoci in quella fapporia. Nella vecchia fapporia. Ia ia, oh. C'era un fapper, 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 fapper,
fa per nella vecchia fapporia c'era un fapper di nome Fap. Facciamo così. Ok. Queste non le voglio. Molto bene. Questo pistone lo recuperiamo. Bottoni sempre utili. Vediamo. Qui niente. Però c'è dell'acqua. Io mi ero scordato che c'è dell'acqua. Quindi per levare l'acqua si fa in modo molto semplice. Dovrei salire. Così. Allora, si fa 1, 2. Ok. Il sign che è comunque legno. Andiamo in parallelo. Come ricordate, qui ora non c'è più niente. Ok. E ora posso liberarmi di questa cosa. Avrei dovuto usare la sabbia. È molto più facile da distruggere poi. Up we go Ah. Bene. Perché non ho piazzato una carica lì sopra? Allora, una carica penso sia ottimale piazzarla tipo qui. E un'altra tipo lì in mezzo da qualche parte. Vediamo. Uno. Forse ho dovuto metterla più in mezzo. E 2. Non così tanti danni, però è meglio, almeno ho più cose per me. Nel senso ho più blocchi da conservare. E se vi ricordate, qui in mezzo c'era anche il famosissimo, non tanto famoso, Canyon, sì, Canyon Buca, che ha fatto il nostro amichetto Creeper. Vi ricordate? Qui però mi accontento di fare così. E per eliminare tutto ciò, penso che la cosa migliore sia andare dall'alto, però. Quindi, oh, fa più, not again. Questa rimaniamo. La lasciamo, sì, rimanere non è italiano. Cosa volete che vi dica? La mia parte di cervello dedicata al linguaggio non è che sia così sviluppata. Cosa volete che vi dica? Ok, leviamo tutte ste robe. Poi penso che per oggi, dopo un enchant, un incantesimo, dovremmo essere anche a posto. Ecco. Questo qui.
hai detto? Ecco, così sembra naturale. Ora dobbiamo distruggere sta cosa. Un paio di cariche ben piazzate potrebbero fare la loro parte. Però andiamo di Stone Bricks. Anzi, faccio vedere il trucchetto di cui vi parlavo. È iniziata una nuova partita. Faccio vedere il trucchetto di cui vi parlavo prima. Si può fare con la gravel e con la sabbia. Si utilizza la loro proprietà della gravità, che è utile. Però questi blocchi dobbiamo posare nei loro appositi cosi. Qui no. Perfetto. E qui. Prendiamo della grave e della sabbia. Marbaci cicocò, trecivette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si fa po', mentre sua faccia. Basta. Mentre i gufi. I gufi. Lascia stare, buon intenditore di un gufo. Ok. Ora che ci ripenso però, questa non è che sia il massimo. Ok, we go up in the sky. Distruggilo, dai, ha nemmeno due tacche di vita. Ok, quindi dovrò fare tipo così per i prossimi 2-3 minuti. Che dire, ci risentiamo tra pochissimo. Aspetta. Ah, visto, visto? C'era il trabocchetto. Ok. Distrutto tutto. Prendiamo tutti i blocchi che non costano poco gli stone bricks, eh. Ed ecco qui che utilizziamo il nostro metodo. Ah, già finito? Mi manca un pezzo o sbaglio? Mi manca uno. Me ne manca uno. In realtà dovevo mettere tutte le torce del caso. Che cacchio? Sto fappers. Mettiamo le torce nelle zone luminose. Poco luminose, non luminose, se non avrebbe senso. Qui è proprio troppo luminoso. Qui ancora. Oh, grande amico, vai, attaccalo. No? Ok. No, non scappare, ti voglio bene. Esattamente ciò che intendevo con volere bene. Creeper, 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 creeper. Ho brutte esperienze con i creeper. Give me my fucking gunpowder. Tre pezzettini. Oh, ha fatto l'ovetto Kinder. Ha fatto. Usiamo le armi dei creeper contro i creeper. Cioè usiamo le uova. Usiamo le uova. Uova, le uova. Le uova. You see? Dai, like a boss. Poi ci vorrei uno sharpness e qualcosa qua sopra. Se posso metterci lo sharpness, ce lo metto. Così c'ho anche più danno. Oh, he give me only one. That sucks. Ok. Oh, raising the water.
fa più. Yes, vuoi attenzioni? Lo so, vuoi attenzioni, ma non avrei mai tante attenzioni quanto una pecora rosa. Andiamo a vedere come si vede da fuori quella. Quel fappone. Guarda quanti creeper, mi piace. Ah, è caduta nella fossa. Vuoi cadere nella fossa anche tu? Faccio un gruppetto comune. Non così comune. Ora ne ho 6, bene. Ah, è una sfida. Ho davvero l'inventario pieno. Buttiamo 2 bottoni, tanto non mi interessa. Ah, guarda che carini! Ciao! 3 addirittura, mi volete così bene. Non esagerate però, eh? Sennò dopo Zio Surya vi fa la bua e vi lamentate. E dite, no, Zio Surya, no, non così forte. In che senso? Prendiamo le ossa, che sono importanti. Anche le frecce, non sottovalutiamo le frecce. Che se per caso io andassi nell'ender, anzi, non. Cos'è che fa luce? Ah. Se io per caso andassi nell'ender senza. Quello. È svappato. Ah, leviamo sta leva che non ci interessa. Allora, questo va qui. Vediamo come lucca adesso. Magari un rubetto lì. E un po' di terra. Un po' di gravel magari. Vediamo come lucca. Sì, ok. Arco incantato. You didn't give me that. Fop. Sì, già meglio. Vediamo qualche creeperazzo. No. Sento un ragno però. O sono slime. Sono slime, penso. Ora che ci ripenso però, anche questa bisognerà toglierla, perché se ci costruisco qualcosa, quello potrebbe dar fastidio. Guarda quante pecore, mannaggia. Qualche creeper? I was looking for creepers. I don't see any creepers, actually. No, no, nessun creeper. Qui ci sono un paio di creeper invece. Sì, zombie, voglio bene anch'io. Io voglio solo i miei zombissimi. Gimme the things I need. Gimme the things I need. Oh, lascia sta. Nessun creeper, vero? Lì ci sono un paio di creeper. You see? Queste sono abilità da cecchino. Altro che. Ah. Gimme the things I need. Yes, you know, volete attenzioni pure voi. Oh, un endermano. No! Non farò lo stesso errore. Senza un'armatura con protezione. Tra l'altro questo si sta anche rompendo. Che non l'ho craftata nemmeno tanto tempo fa, eh. O sbaglio. Probabilmente sbaglio. Oh, questo non vi sembra uno scheletro da lontano? Questo. Non vi sembra uno scheletro? A me sì. Infatti, altro episodio. Mi sono fermato un attimo a pensarci. In effetti sembra uno scheletro. Let's posare le things that I do not need. Oh, 12. Posso farmi due TNT. Ok, queste cose non ci servono per l'appunto. Questo sticky piston. Queste sticky cose. Questa sticky sabbia. No, non è sticky. I was fucking kidding you. Ok. E ma globalmente penso che per questo episodio possa essere tutto.
Io vi saluto. Ciao a tutti.